Dopo tre secoli a Cascia è tornato in vita il Palio di Santo Spirito, riportando in scena l'antica festa paesana che si era interrotta in seguito al grande terremoto del 1703. La rievocazione storica ha preso il posto della gara culinaria che si svolgeva con il classico Palio delle Frazioni ed ha visto sfidarsi gli arcieri di 19 castelli e ville. Quest'anno l'abbiamo voluta rilanciare, erano qualche anno che se ne parlava, noi avevamo il Palio delle Frazioni e abbiamo voluto coniugare le due cose, proseguire con la stessa data, alcune modalità, però nello stesso tempo metterci una parte della nostra storia, con una rievocazione con i vestiti, con una rievocazione di invitare le comunanze agrarie che all'epoca esistevano e in qualche modo, come si dice, rilanciare con una parte storica verso il futuro una tradizione nuova. Spiritualità, tradizione e cultura nella due giorni di festa che ha riscosso un grande successo di pubblico e ha visto la città di Santa Rita gremita di turisti. Dopo il corteo storico in costumi medievali animato dal gruppo Tamburini e Sbandieratori di Assisi, nel piazzale San Francesco di Cascia si è svolta la cena con le frazioni in festa dove, tra musica e spettacoli, sono stati abbinati con estrazione a sorte ai vari castelli e ville in sfida gli arcieri del Bosco Sacro di Spoleto che si sono sfidati per conquistare il palio. La disfida con arco storico ha visto trionfare la villa di Trognano. Tra le novità di quest'anno, anche il Gala Equestre, che ha chiuso la manifestazione e ha visto la partecipazione di numerosi artisti, cavalli, butteri e cavalieri da ogni parte d'Italia. Ce n'è per tutti i gusti, la passione dai bambini agli adulti e agli appassionati di cavallo. Cascia è contenta di avere qui gli ospiti. Ci piace molto che le frazioni in un grande numero abbiano partecipato e quindi per noi, per l'amministrazione comunale, ma per la Prologo, per le associazioni, è veramente una grande soddisfazione. L'evento, che fa parte del ricco cartellone Estate a Cascia, sembra essere destinato a crescere negli anni. La prima di tante edizioni, dunque, un bel esempio di come tutti insieme, con volontà, si possa collaborare per realizzare qualcosa di importante per il paese.